aggiungo molto, perché tanto è stato detto anche da ultimo da Elena Coccia, però qualche dato va detto. Io credo che non esista in questo momento amministrazione in Italia che abbia messo la faccia su una trasformazione di questo tipo. Quindi spiace solo immaginare che qualcuno abbia potuto pensare il contrario in questi giorni, perché noi abbiamo fortemente voluto la trasformazione di ARI in SPA, in azienda di diritto speciale. E ovviamente il nostro intendimento è che questo modello diventi non solo sostenibile, ma vincente ed esportabile, a cominciare dalla città metropolitana. Probabilmente presi da tanto lavoro non si è stati bravi a spiegare in questi giorni l'operazione che si metteva in campo, ma non c'è dubbio che c'è qualcuno che ha voluto strumentalizzare sul piano politico, mi pare assolutamente evidente. E pur condividendo e stando sempre vicino alle lavoratrici e ai lavoratori, soprattutto quando temono sulla loro pelle degli effetti negativi, spiace che anche da quella parte non ci sia stata la volontà, prima di accusare da parte di alcuni di loro l'amministrazione di fare passi indietro o peggio ancora di cercare la via del dialogo, perché guardate, si può dire tutto il contrario di tutto, ma questa amministrazione in situazione di dissesto non ha licenziato una lavoratrice o un lavoratore, non solo, assume. E mentre io dico queste parole abbiamo da una parte il governo nazionale, dispiace dirlo, non vedo Tonino Borrillo, eccolo qua, che taglia il 30% del personale della provincia, che sta occupando tra l'altro la provincia di Napoli con una giusta protesta, e dall'altro abbiamo la provincia uscente a guida Forza Italia che ci consegna un bilancio che destina all'ambiente, alle scuole, alle strade, nel bilancio triennale, sapete quanto hanno messo? Zero. Allora, di fronte a questo io voglio che si ricostituisca un poco di verità. Bene le proteste, bene le ansie, bene le preoccupazioni, meno bene quando qualcuno pensa di strumentalizzare politicamente, perché noi su questo non ci facciamo fare fessi da nessuno. Possiamo sbagliare, possiamo spiegare in modo non compiuto le cose, probabilmente un'operazione contabile bisognava comprendere che poteva avere effetti politici, che poteva generare preoccupazioni legittime nei lavoratori, e si è sbagliato a non spiegarlo bene. Ma dal qui a trarre una serie di conseguenze successive, francamente ne è passato un mare eccessivo. Quindi che cosa voglio aggiungere? Che noi abbiamo messo in sicurezza non solo ABC e tutti i lavoratori che ci lavorano, abbiamo fatto col Consorzio San Giovanni, abbiamo impugnato le delibere della Regione sulla Gori, vogliamo fare più investimenti nel 2015, non metteremo mai a rischio gli stipendi dei lavoratori, anzi sono convinto, lo diceva anche prima Tonino Borrillo, che introducendo, io su questo mi sono già fatto promotore, il modello Napoli nella città metropolitana, noi creeremo posti di lavoro, proprio con ABC, che come ASIA può diventare un modello non solo nella città di Napoli, ma nella città metropolitana. Quindi io credo che noi siamo stati coraggiosi all'epoca, abbiamo mantenuto la posizione, la partita è ancora lunga da giocarsi, e vorrei ricordare quello che abbiamo fatto qualche giorno fa, la messa in sicurezza di ABC. Nonostante la Regione vada in contrario avviso, attraverso IATO, attraverso la privatizzazione, attraverso Gori, attraverso ACEA. Allora noi vorremmo in queste battaglie, lo dico con molta sincerità, vorremmo avere l'appoggio della città, l'appoggio di tutti, compreso l'appoggio dei lavoratori, perché altrimenti, al di là di chi viene in questi momenti a prendersi la partita politica, vorrei ricordare a tutti i cittadini napoletani, compresi i lavoratori di ABC, che il governo, dove che è guidato da un esponente tra l'altro del Partito Democratico, sta andando in direzione esattamente opposta a quella nostra. Quindi c'è il rischio che tutto il lavoro che abbiamo messo in campo, caro Tonino Borrillo, verrà buttato a mare, alla buon pace degli statuti, dell'acqua bene comune, degli stipendi dei lavoratori e delle garanzie che abbiamo messo in campo. Questo lo voglio dire, perché come stanno tagliando il 30% alle province, se va avanti il piano Cottarelli, il piano Renzi e il piano di tutti gli altri, noi altro che stipendi e altro che lavoratori. Quindi ricostruiamo un attimo
qual è la verità storica al netto degli errori che questa amministrazione può fare e continuerà magari a fare, ma su alcune cose non prende lezioni da nessuno, va avanti fiera, con umiltà, con coraggio e con determinazione. Grazie.